Questa grande scultura raffigura un guardiano, conosciuto con il nome di Lamassu, un tipo di figure mitologiche che avevano le fattezze di creature ibride e rappresentavano divinità minori. Questo Lamassu possiede la testa di un uomo, il corpo di un toro e le ali di un'aquila, che rispettivamente simboleggiano l'intelligenza, la forza e la rapidità. I guardiani venivano posizionati presso gli ingressi di edifici importanti per impedire l'entrata agli spiriti maligni. L'esemplare della foto era parte di una coppia posta a guardia della sala del trono del palazzo del re neo-assiro Assur-Narsipal II nella città-stato di Nimrud, situata vicino all'odierna Mosul in Iraq. L'altra scultura possiede il corpo di leone ed è custodita presso il Metropolitan Museum di New York. I due manufatti vennero ritrovati nel 1846 presso il palazzo di Assur-Nasirpal da Sir Austin Henry Layard, pioniere dell'archeologia, che diventerà poi politico e diplomatico. La particolarità di queste sculture è di non essere semplici bassorilievi. La caratteristica comune a molte opere scolpite nel periodo neo-assiro è quella di poter essere guardate da due prospettive diverse. Il Lamassu testimonia anche l'alto livello tecnico raggiunto dagli Assiri nello scolpire gli animali. Gli esperti infatti possono identificare il tipo di scultura assira rilevando l'accuratezza con cui sono stati riprodotti i dettagli. Tra le zampe della creatura si trova una lunga iscrizione in cuneiforme. Il testo viene ripetuto più volte sia sulla scultura che in altri luoghi del palazzo e celebra le gesta militari e le opere di re Assur-Nasirpal II. Il copricapo, munito di corna, presente sulla testa della Massu, ne indica l'origine divina. Il significato di questo accessorio è cambiato varie volte nel corso dei secoli. Può far riferimento a una divinità come Anu, il dio supremo, o anche ad Assur, il dio protettore degli Assiri. Ogni dettaglio della Massu ha un significato specifico. Le ali d'aquila ne simboleggiano la rapidità. Per ebrei e cristiani le ali hanno un significato più profondo e si è ipotizzato che queste figure abbiano influenzato le descrizioni degli angeli contenute nel Vecchio Testamento. La scultura possiede 5 zampe per essere guardata da due diverse prospettive. Quando la si osserva frontalmente ne sono visibili solo due, mentre lateralmente se ne vedono 4. Vista da questa prospettiva, la bestia sembra incedere, decisa, verso gli intrusi. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!